Un attimo. Giurami che torni. Senti, non è la prima volta che ne parliamo. Lo sai quello che penso? Una cosa è il sesso, una cosa è l'amore. Non venirmi a fare discorso se sono tutti a me. C'è un problema di fiducia, Rino. L'hai fatto senza dirmi niente, quello è il tradimento. Sì, c'hai ragione, ma scusa, cosa dovevo fare? Telefonarti e dirti amore, sto per farmi una scopata. Non l'avresti detto neanche dopo. Invece te l'avrei detto. Proprio perché non lo considero un tradimento. Niente può mettere in discussione l'amore che provo per te. Vorrei vedere te al posto mio. Tu non devi mai reprimerti per me. Devi fare sempre quello che senti. Altrimenti il nostro rapporto diventa ipocrita. Diventa un rapporto borghese. Tu diresti così, no? E poi guarda che non è che chi soffre ha sempre ragione. L'hai trovata la casa? Rino, per favore, non dire cazzate. Rivoluzionario. Ma lo sai che con questa stronzata di Disco Mario ci siamo giocati tutte le date in televisione? Eh? Ma tu che ti credi? Dopo. Che basta qualche disco venduto, qualche passaggio alla radio e sei arrivato. Ma non lo capisci che oggi l'unico modo per avere successo è andare in televisione? Senti, Cocco, io mi faccio in quattro per promuoverti e ci investo soldi, non chiacchiere. E mi sono rotto le palle di fare il mecenate a rivoluzionari da quattro soldi come te. Te lo dico adesso e non te lo ripeto più. Un'altra stronzata come questa e tu sei fuori. Ci vorrebbe un miracolo, ci vorrebbe. Ci vorrebbe Sanremo. Sì, ma che c'entro io con Sanremo? Non me l'aspettavo questa reazione. E capisco la sua perplessità. Ma sono io il direttore artistico e quest'anno gli voglio dare una bella svecchiata. Vedrai, sarà un festival in blue jeans. Rino mio, non puoi continuare così. Non puoi restare un cantautore di nicchia. I tempi stanno cambiando. Che dovrei cantare? Ecco, io avrei proposto Gianna. Perché sei matto? È una scelta perfetta. Orecchiabile, divertente, trasgressiva. E per la prima volta si parla di sesso a Sanremo. Voi che ne dite, ragazzi? Gianna, 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 na, 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 na.
Scusate. Sanremo è una baracconata, roba da Italietta, eh? Per di più immorale. Se poi diventeresti un cantante da una stagione via, uno da jukebox. Allora, io dico che te lo puoi risparmiare, eh? Che poi è anche una questione di coerenza. Michele, io con coerenza ti dico che stiamo per morire affogati. Ma sta calmo, che ho fatto? Michele, ma io ti chiedo un consiglio e tu mi fai un comizio. Oh, fa come ti pare, eh? Però non mi coinvolgere, che io per Sanremo non scrivo mica. Ma che davvero è Sanremo? Che devi scrivere? Scusa, mica sei il mio autore. Cria cuervos y te sacaran los ojos. Cioè? Alleva i corvi e ti caveranno gli occhi. Michele, pensa al tubo, che questo è un venduto. Eccoli. Chi è questo? Boh, vado via. Ciao. Ciao. Che fai da qua a quest'ora? Ho forzato i cornetti. Che è successo? L'hanno presa a Sanremo. No, Rino. Cioè, ti prego. Sanremo è il tempio della mercificazione femminile. Cioè, basta con questi vecchi schemi femminili. Cioè, da una parte la donna, moglie, madre dei tuoi figli che piange e soffre in silenzio, e dall'altra invece quella che ti fa soffrire. Perché? Perché esprimendo i propri desideri è una puttana pericolosa. Cioè, basta con questi vecchi schemi femminili. Poi sempre riferite a voi uomini, cioè vi credete al centro del mondo, cioè, ma tu hai mai sentito parlare dell'altra metà del cielo? Ci mancavi solo tu. Se almeno potessi andare con un'altra canzone. Quelli non vogliono Rino Gaetano, non sanno nemmeno chi è. Vogliono Gianna, ma Gianna non sono io. Gianna è commerciale, non dice niente. Rino, ma l'hai scritta tu? Ma che c'entra? Me la faranno odiare per tutta la vita. Cerioni mi ha messo con le spalle al muro. O faccio come dice lui o mi posso cercare un altro discografico. Con gli altri mi danno del venduto, del traditore.